Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme un bel centro tavola con i fiori freschi adatto a queste feste. Per il nostro progetto di oggi ci occorrerà un sottovaso, il mio ha un diametro di 22 cm, di quelli normalissimi di plastica che poi spruzzeremo con un pochino di oro. E della rete da polli, lo trovate in tutti i ferramenta tranquillamente, un pochino di nastro di tulle o di organza, il mio, rusco, io qui del pino grigio, avete grigio? Scusate, pino grigio è una cosa che si vede, delle rose. Guardate, queste rose qui sono 30, al mercato le vedete, sono corte, ma tanto le dobbiamo tagliare, io le ho pagate 5 euro, quindi è una composizione dove non andiamo a spendere una fortuna. Ci occorrerà almeno due cubi di spugna da fiorista che dovremo però mettere a bagno dal giorno prima in maniera che sia perfettamente imbevuta d'acqua. Ci occorreranno anche forbici, gavetto, filo di ferro, tenaglie, cesoie e direi null'altro. Andiamo subito a cominciare. Come prima cosa tagliamo le nostre rose, lo vedete, 20 cm di gambo sono più che sufficienti. Quindi facendo questa stessa operazione stiamo anche già eliminando le spine. Quindi ci prepariamo tutte le rose. Tagliate in questo modo. Ora prendiamo la rete da pollaio, se abbiamo qualcuno che ci aiuta meglio, sarà più semplice, e dobbiamo realizzare un cono, guardate, in questo modo, attenzione a non bucarvi, la possiamo bloccare, vi faccio vedere poi bene come bloccarla. Una volta che avremo un cono che sarà ampio a sufficienza da poter far stare il nostro sottovaso, tagliamo senza agganciarci troppo, guardate, tagliamo in questo semplice modo, quindi tagliamo ognuno dei nostri così. Una volta tagliato, guardate, in questo semplice modo, vedete, blocchiamo per bene la nostra rete. Questa è un'operazione che se non ve la sentite magari vi fate aiutare, ma è più dire che il fare, come sempre. Quindi, lo vedete, blocchiamo per bene la rete. Una volta bloccata per bene la rete, facciamo così, prendiamo il nostro sottovaso, lo spingiamo così, questo ci serve per prendere la misura, cerchiamo anche che sia diritto, cioè che il cono stia diritto, e poi sempre con un paio di tenaglie tagliamo, quindi il nostro cono dovrà avere la stessa circonferenza alla base del nostro sottovaso. E quindi anche qui in fondo facciamo in modo di creare un cordolo di rete, di filo di rete, che sia bello rigido, arrotolando un pochino dove abbiamo tagliato su se stesso. Faccio prima a farvi vedere che a spiegarvi. Ecco, in questo semplice modo, vedete? Quindi, così. Lo arrotoliamo. Tutto fino in fondo.
Quindi lo vedete, stiamo realizzando una sorta di orlo qui in fondo. Questo rende questa parte un pochino più spessa e anche un pochino più resistente. Naturalmente è meglio che vi mettiate un paio di guanti da giardiniere. Io ho questa bruttissima abitudine di lavorare senza guanti e le mie mani lo dimostrano, lo vedete. Quindi proseguiamo nel nostro orlo di metallo. Quindi alla fine avremo ottenuto questo, il nostro cono di filo di ferro, di rete, starà dentro o uguale, non fuori mi raccomando, al nostro sottovaso. Così. Ora prendiamo un chiodo o un cacciavite a punta o un ferro da maglia, lo arroventiamo un pochino in questo modo, semplicemente su una candela, e faremo un buco qui, lo vedete, molto semplice. Quindi scaldiamo e buchiamo. Faremo una serie di buchi più o meno a questa distanza, quindi a un 4-5 cm l'uno dall'altro. Ecco, naturalmente mi raccomando, facciamo i buchi verso l'alto, non verso il basso, perché poi dentro questa ciotola ci sarà un pochino di acqua e non vogliamo che si bagni tutta la nostra tovaglia. Prendiamo la nostra spugna che sarà già bagnata, lo sapete, la possiamo tranquillamente tagliare così con il coltello e creiamo una sorta di piramide che sia alta come la nostra, come il nostro cono. Qui tranquillamente facciamo un po' di forza, tagliamo dove è necessario in modo che la nostra spugna resti all'interno. Ed eccoci, mi restava la punta un pochino vuota, quindi ho aggiunto un altro pezzo di spugna. Di nuovo premo tranquillamente, qui taglio senza problemi. Così è perfetto. Chiaramente tutto questo verrà coperto, quindi non preoccupatevi. Ora guardate. Ricordate, avevamo fatto dei buchini, prendiamo del gavetto, lo passiamo su ogni buchino, diamo qualche giro e infiliamo dentro il pezzo di gavetto. Ve lo rifaccio rivedere. Quindi ho qui il gavetto, passo, vedete, prendo il mio cono di rete, entro nel buchino. Adesso non ci riesco, eccoci qua, entro nel buchino, vedete, tiro bene, due giri, questa parte tranquillamente la posso mandare dentro così. Quindi andiamo avanti, ci prepariamo il materiale, dobbiamo ora staccare tutti i rametti del nostro abete in questo modo. Quindi lo vedete, prendiamo solo i ramettini. A questi punti possiamo incominciare a creare la nostra composizione. Come sempre, quando si realizza una composizione, sia con il fresco che con il secco, si parte dal riempitivo, quindi solitamente dal verde, e poi come ultima cosa si mette il fiore. Quindi partiamo dal basso, vedete, in questo modo, ed inseriamo
i nostri rami di abete, così. Cerchiamo di distribuirli in modo uniforme, quindi attenzione che poi non restiamo senza. Quindi, vedete, parto così. Qui c'è bisogno di simmetria, quindi qui dobbiamo cercare più possibile di essere ordinate. Vedete, sistemiamo il nostro abete verso il basso in modo da simulare in qualche modo l'effetto dell'albero, quindi dell'abete. Che avremo riempito il più uniformemente possibile il nostro cono con l'abete, possiamo prendere dell'altro verde e proseguire con la nostra operazione di riempimento. Quindi il verde qui lo vedete, sono pezzi molto lunghi, li possiamo tagliare in pezzi più piccoli e li infiliamo in mezzo in questo semplice modo, quindi così. Cerchiamo di agire il più possibile con simmetria, quindi il nostro albero più possibile che abbia che sia simmetrico, ecco, che segua una forma armonica. E quindi eccoci, io direi che questo può già essere una composizione accettabile. Ora continueremo a riempirla. Quindi prendiamo la nostra organza, all'estremità di un capo leghiamo un pezzetto di gavetto, così, lo fissiamo e poi lo fissiamo qua su in cima, così. Quindi andremo ad arrotolare l'organza tutta intorno al nostro albero. Vedete, devo formare un drappeggio che finisca un po' in mezzo al mio verde, quindi in questo modo. Lo farò correre a spirale intorno all'albero. Qui se avete dell'organza dorata, forse è ancora più adatta. Una volta arrivati in fondo, tagliamo e fisseremo poi questo capo qui sotto, semplicemente così. Possiamo quindi finalmente mettere i fiori. Quindi anche qui dobbiamo
inserirli bene in profondità, quindi vediamo la lunghezza che ci occorre. Ecco, anche qui io ho trovato solo questo colore, chiaramente fossero rose rosse l'effetto sarà ancora più. Una volta realizzata tutta la nostra composizione, potremmo passarla un pochino in rassegna ed eventualmente eliminare quei rametti di verde che sbuchino troppo fuori, vedete, in questo modo. Quindi ci diamo una bella potata. Ed ora, per un effetto ancora più natalizio, aggiungeremo qualche arancia secca e qualche fiocchettino. Bene, ed eccoci qua, la nostra composizione è pronta. Ve la ruoto un pochino in modo da farvela vedere. Eccola qua. Io spero che anche questo progetto vi abbia fatto piacere. Come sempre, grazie, grazie a tutti. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!